La continuità di risultati raggiunta dal Ravenna nelle ultime settimane ha consentito ai giallorossi di agganciarsi al treno playoff. Bizantini reduci da una striscia di 9 risultati utili consecutivi, ma che quest'oggi dovevano necessariamente fare bottino pieno anche per tagliare fuori lo stesso Fiorenzuola dalla corsa verso le posizioni che contano. Condizioni climatiche abbastanza favorevoli per la disputa del match, in cui il Ravenna parte benissimo al quarto minuto e Leli a sfiorare il gol con questo tiro cross dalla riga di fondo. Niente da fare per lui, Fiorenzuola che prova in contropiede e Boali, la sua conclusione viene respinta dal portiere Venturi. Eravamo al 10º, andiamo al 18º, c'è Ballardini, altro cross pennellato. E c'è la deviazione vincente di Luzzi, che si traveste da Icardi per trasformare la rete dell'1-0 per il Ravenna ai danni del Fiorenzuola. Deviazione vincente dunque per il classe 97 con la maglia numero 11, Ravenna, che un minuto più tardi vuole addirittura chiuderla, ma sul cross di Broso Luzzi non arriva sul pallone. Arrivano anche delle proteste dei giocatori del Ravenna mentre l'azione, man mano che passano i secondi, si spegne. E andiamo a vedere proprio cos'è accaduto. Il cross di Brozzo c'è e c'è una spinta più che sospetta di Boali ai danni del numero 11, che poteva essere punita con un calcio di rigore. Così non accade e allora si va all'intervallo sull'1-0 per il Ravenna, ma nella ripresa è il Fiorenzuola a metterci l'anima per cercare il pareggio. Lo vediamo subito dalle prime manovre. Qui però siamo al 17º, c'è uno scambio prolungato con l'iniziativa che alla fine porta alla diagonale di Guglieri, pallone che va soltanto vicino al palo sinistro della porta di Venturi. Ancora il Fiorenzuola, pallone scaricato sulla destra per Storchi, l'uno contro uno del numero 7, le sue finte, poi lo scarico per Boali, pallone messo al centro, ancora Boali che mantiene, prova la conclusione di sinistro, niente da fare per lui. Alla fine è ancora la conclusione di Guglieri, questa volta però troppo debole, ma il Fiorenzuola insiste. Siamo al 21º, scambio che porta in area di rigore Storchi, la respinta di Venturi, il salvataggio di Ballardini, ancora il Fiorenzuola, ancora il Ravenna ad evitare la conclusione da distanza ravvicinata, ma adesso è quasi un assedio. Ravenna che fa fatica ad uscire, ci prova con questo lancio in profondità. Siamo al 24º minuto, pallone che viene recapitato in profondità ancora per Luzzi, cerca l'uno contro uno il numero 11, alla fine preferisce lo scarico per la battuta di Broso, blocca Vagge. Il Ravenna però si complica la vita da solo, sbaglia Venturi che fallisce il rinvio, pallone che resta vivo, lo scambio tra Napoli e Del Porto. Alla fine c'è il fallo di Venturi ai danni di Del Porto ed è calcio di rigore. Siamo a 5 minuti dal termine del match e il Ravenna rischia di veder sfumare questi 3 punti con l'ingenuità a metà fra il portiere e il difensore. Alla fine la frittata la completa proprio Venturi, calcio di rigore come detto per il Fiorenzuola, che in questo caso non sortisce alcun dubbio, rimane in piedi fino all'ultimo l'estremo difensore del Ravenna, ma il rigore è trasformato da Arati. È l'1-1 tra Ravenna e Fiorenzuola. In questo momento sembra effettivamente questo il risultato che arriverà in porto, ma così non è, perché siamo nel primo minuto di recupero. Angolo per il Ravenna, pallone ripreso da Selleri che cerca l'imboccata in profondità. Questa volta sbaglia completamente Vagge, che non si capisce con Pizza, e ne approfitta Leli. È lui a trasformare il gol che vale 3 punti per il Ravenna, il gol del sorpasso, nuovo sorpasso dei giallorossi ai danni della Fiorenzuola. La rete festeggiatissima dai tifosi giallorossi e che vale il 10º risultato utile consecutivo per la squadra che quest'oggi non era allenata da Antonioli, ultimo turno di squalifica. È un risultato fondamentale per un Ravenna che adesso ha soltanto 3 lunghezze da recuperare rispetto alla prima posizione.